Ciao a tutti, sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video. Voglio subito aggiornarvi con quello che potrebbe succedere tra 24-48 ore nel mondo cripto e potrebbe essere negativo. Sappiamo tutti quello che è successo con FTX, che ormai è fallito, e di conseguenza sta trascinando tante piattaforme che avevano fondi all'interno e piattaforme molto importanti. Infatti, tramite Telegram il mio gruppo ufficiale Telegram, oppure anche tramite Instagram, e ve li lascio qui in basso in iscrizione questi social perché sono importanti. Tanti per rimanere sempre aggiornati su quello che succede in tempo reale Genesis una piattaforma che è di proprietà di Gemini un importante exchange americano fondato dai Winklevoss Brothers un piccolo riassunto al volo potrebbe essere insolvente perché eh, diciamo ha subito danni dopo quello che è successo con FTX Genesis fornisce servizi principalmente a clienti istituzionali e alla fine del terzo trimestre del 2022 aveva un totale di prestiti attivi per due 2,8 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di una cifra molto importante e questa azienda potrebbe essere insolvente e questo potrebbe trascinare anche Gemini, che è un exchange utilizzato spesso da istituzionali, quindi persone con tanti soldi per farvi capire in modo semplice e potrebbe, ripeto, trascinare poi Bitcoin più in basso, come dice anche questa persona che seguo su Twitter, i gemelli Winklevoss sarebbero costretti a vendere Bitcoin e Ethereum per rimborsare le persone che hanno i soldi nella piattaforma, quindi che succede? Visto che le persone ovviamente venderebbero ulteriormente bitcoin e possiamo vederlo anche sul grafico orario ieri all'incirca è uscita questa notizia e abbiamo visto un piccolo crollo, crollo di bitcoin però nulla di che in questo momento sto registrando bitcoin in questo triangolo vedete questa triangolazione si sta restringendo in questo triangolo quindi possiamo aspettarci nelle prossime 24 48 ore una rottura di questo triangolo di solito i triangoli eh, tendono diciamo a rompere verso il basso perché veniamo da un bear market molto potente e se prendiamo il price target di questo triangolo a ribasso siamo intorno ai 14.000 dollari, che è il livello che sto monitorando per aprire, nel caso, una posizione long. Invece, se dovesse rompere a rialzo questo triangolo ci troviamo esattamente su 18.700 per il prezzo di bitcoin che è una resistenza importante che più volte ha funto da supporto in passato qui in alto quindi attenzione perché le prossime 24-48 ore sono decisive per il prezzo di bitcoin le maggiori criptovalute vi ho detto che sta succedendo con Gemini, vi l'ho detto anche con Nexo, alcuni mi hanno contattato molto arrabbiati però ragazzi Nexo Uh, diciamo ha problemi uh, io non voglio dirvi uh, che per forza è così però da tempo si sa che Nexo ha dei problemi e non è successo solo ora è successo anche in passato con il crollo di Luna quindi queste notizie che stanno fuoriscendo per Nexo possono essere un campanello d'allarme e se avete fondi bloccati Nexo o in qualsiasi piattaforma come Nexo che vi permette di mettere a rendita le criptovalute vi dà l'interesse a quest'altro adesso non è il momento secondo me di tenere criptovalute in queste piattaforme perché potrebbero fallire da un momento all'altro, dopo tutto quello che è successo con FTX, vi dico solo questo, non voglio dirvi nient'altro. Il resto poi ve lo dico su Telegram oppure su Instagram. E lo stesso vale anche per BlockFi: BlockFi, ragazzi, è quasi, sicur quasi sicuramente dichiarerà uh, il Chapter 11 in America, che è una sorta di. Uh, diciamo mh, bancarotta e quindi attenzione a quello che potrebbe succedere andiamo avanti con le notizie di oggi in generale i prezzi sono sempre uh, uguali a ieri ethereum su 1200 bitcoin 16500 ripeto la big move sta per avvenire sul mercato perché si è formata questa triangolazione che vediamo anche uh, sul 12 ore vedete qui triangolazione perfetta per il prezzo dei bitcoin è un'esplosione verso il basso o verso l'alto potrebbe avvenire a momenti mi aspetto che avverrà o nelle prossime 24-48 ore oppure se venerdì non avviene se ne parla settimana prossima perché poi i mercati americani sono chiusi i mercati tradizionali e quindi sicuramente non ci saranno move però ripeto che sta per succedere per quanto riguarda le notizie voglio parlarvi di El Salvador perché Nayib Bukele che sarebbe il presidente del Salvador ha dichiarato che acquisterà bitcoin ogni giorno quindi a fare acquisti di un bitcoin al giorno uh, da domani Io non so come sia possibile perché Salvador uh, comunque non è in buone condizioni economiche quindi chissà Poi Sam Bankman-Fried l'ex CEO di FTX non ha alcun ruolo mh, per quanto riguarda FTX FTX USA Perché vi ricordo che è stato nominato un nuovo CEO E per questo ragazzi tutto quello che dice uh, questa persona uh, Sam Bankman-Fried su Twitter per forza non ha nulla a che vedere con quello che succederà, perché non c'entra più nulla, è solo uno scappato di casa. Scusate il termine, che cerca di fare il pagliaccio e ha fatto un casino assurdo nel mondo crypto, Ha scatenato un putiferio, ha fatto perdere soldi a tante persone. Quello che dice non ha nessuna rilevanza. Non ascoltatelo, io ho smesso anche di seguirlo su Twitter. Non mi interessa più quello che fa, per me deve essere arrestato. Altra notizia importante: il Bored Ape NFT di Justin Bieber, che sarà acquistato per un milione di dollari eh, qualche mese fa oggi vale 74 mila dollari ragazzi quindi questa scimmia triste non vale più un milione di dollari bensì in questo momento 74 mila non è una notizia importante per, però per farvi capire che il mondo NFT sta soffrendo tantissimo davvero e questo NFT potrebbe valere anche zero tra qualche mese poi un'altra piattaforma decentralizzata di Prime Brokerage Oxygen ehm, Potrebbe dichiarare fallimento, secondo me già è fallita. Perché aveva tantissimi fondi uh, su FTX bloccati, purtroppo, ragazzi. È una reazione a catena, ve lo sto dicendo da giorni e giorni. Chi mi segue su Instagram, chi mi segue su Telegram sa quello che penso. Vi dico spesso che non uh, è finita qui, purtroppo, ragazzi. Perché questo perché. <ride> Tutte le, le piattaforme che hanno fondi bloccati su FTX, di conseguenza non possono ripagare le persone che in questo momento stanno ritirando tantissimi fondi, e ve l'ho detto anche nelle storie passate. Infatti, Binance, che è l'exchange più utilizzata al mondo, sono stati prelevati tantissimi fondi, scusatemi, e uh, soprattutto Binance ha tenuto botta. Però, gli altri exchange potranno emettere questi prelievi oppure falliranno, ce la faranno. Per adesso Crypto.com riuscire a tenere botta, sta continuando ad emettere i prelievi. Tantissimi Altre exchange tramite Uh, un sito di cui vi ho parlato spesso che è a pagamento adesso si chiama Nansen Portfolio potreste uh, diciamo visualizzare il, le riserve dei vari exchange per sapere effettivamente se sono insolventi o meno oppure se possono uh, diciamo emettere i prelievi ci sono tantissimi dati interessanti e io ogni tanto vi aggiorno al riguardo tramite telegram eccetera però uh, diciamo che la situazione è abbastanza complicata e io cerco sempre di aggiornarvi questo qui è il post ufficiale di Gemini che possiede anche uh, la altra azienda che potrebbe fallire Genesis, questa qua di cui ho parlato prima e Gemini ha detto che per ora non ci sono problemi, per ora attenzione, comunque non possono dire direttamente che ci sono problemi, però stanno lavorando col team per risolvere questo problema e che non bisogna, bisogna preoccuparsi, però io vi dico che non appena c'è qualche notizia negativa riguardo di Gemini e Genesis che sono molto importanti in America, ci sono istituzionali all'interno, preparatevi a vedere un crollo di Bitcoin anche su 14.000, potrebbe anche non succedere, però io purtroppo sto monitorando questi livelli perché faccio trading ovviamente, mi interessa che il prezzo di Bitcoin faccia movimenti verso l'alto oppure verso il basso che siano, però vi dico che la situazione è davvero critica e super complicata. Detto questo ragazzi date un'occhiata qui in basso ai link che ci sono per i bonus, come ad esempio BitGet, c'è una gara di cui vi ho parlato ieri uh, che permette di partecipare al mio team, vi iscrivete a BitGet tramite il mio link qui in basso avete il 5% di sconto sulle fees e poi potreste entrare nel mio team fare trading ci sono dei, delle, delle, diciamo dei premi che si vincono ad esempio c'è la fase a gironi sedicesimi quarti finale è un'iniziativa cioè tempo fino al 20 novembre è un'iniziativa che diciamo possiamo sfruttare se siamo in tanti per vincere capito facciamo l'unione fa la forza quindi dategli un'occhiata assolutamente grazie mille a tutti ragazzi noi ci vediamo domani con la prossima avventura ciao